Ciao a tutti ragazzi e benvenuti o ben ritornati sul mio canale, il canale di Teto Shaving. Perfetto, ci risiamo, un'altra rasatura. Allora, ho fatto appena finito di fare la testa. Nel video scorso vi ho presentato Ariana Evans, uno degli ultimi due acquisti che ho fatto, e oggi andiamo a provare For Chicago di Razorock. Io, come dicevo, ho preso l'aftershave tempo fa, solo l'aftershave. È una profumazione che mi è molto piaciuta, quindi ho preso il settimo, la sostanza, sia l'aftershave che il sapone da barba. Aftershave che ho svuotato qua dentro in questo dosatore un po' vintage, l'ho trovato a 5 € da Tiger. Mi è piaciuto e niente, l'ho voluto provare, l'ho voluto testare. Andiamo con l'Omega Roma Colosseo. Quindi il pennello della linea Roma con il ciuffo più grande, perché l'Omega Roma Lupa invece ha il ciuffo più piccolo. Vi dicevo, ho appena fatto la testa, forse con un po' troppa velocità mi sono ranzato via di tutto. Infatti adesso ci ho messo una marea di allume di rocca che oggi ci accompagna sicuramente. È sempre quello il discorso: quando uno ha tempo, fa le cose con calma, tranquillo, riesce bene. Se alla rasatura tradizionale non dedichi il giusto tempo, la giusta tranquillità, la giusta serenità, il rischio di tagliuzzarsi è dietro l'angolo. Poi comunque sia, oh, ragazzi, io non è che ho chissà quale grossa esperienza da insegnare e quant'altro. Perfetto, allora abbiamo già riempito di acqua calda, imbeviamo un pochino le setole. Sicuramente per essere un sintetico non ha bisogno di ammolli e cose varie, infatti è per questo che mi piacciono i sintetici. E andiamo al prelievo. Prelievo ci dedico un attimino di tempo in più perché prima probabilmente ho sbagliato anche a fare il prelievo e la saponata, ed è per questo che non mi ha protetto abbastanza il sapone. Colpa mia e non del sapone. Adesso andiamo a vedere la saponata fatta in maniera un pochino più tranquilla, cosa ci riserva. Io non sto lì a badare a spese, a badare a cose, lesinare sul sapone, piuttosto ne prendo molto di più, però mi piace il prelievo bello, bello abbondante, ecco. Tanto alla fine vanno usati questi saponi, vanno anche finiti, se no non ne posso comprare altri di nuovi. Ok, perfetto. Andiamo in rasatura, non mi sono neanche sciacquato la faccia, bravo. Adesso, voi che tanto ho fatto la doccia adesso, quindi adesso mi vado ad aggiustare anche un po' d'acqua, dai. Anche se già è una saponata diversa rispetto a quella che mi sono fatto in testa, lo sento molto più corposo. Il sapone molto più come piace a me, ecco, così mi dà l'idea di protezione vera e propria. Tra l'altro, forse il primo sapone della Razorock che prendo. Profumazione è, secondo me, molto maschile, per quanto sia delicata alla fine, come profumazione. È molto maschile, molto mi piace, molto mi piace. Gelsomino prevalentemente, se non mi sbaglio, adesso poi non vorrei fare confusione tra le varie piante, tra le varie profumazioni, non sono un botanico. Sicuramente i video fatti dagli esperti sono molto più tecnici dei miei. Io sono proprio pane a pane vino al vino. Ancora più acqua. Ecco, a dispetto di quello che ho pensato prima,
sbagliato proprio la saponatoia io prima, non c'è niente da fare. Forse l'ho fatta troppo acquosa, mi è venuta molto evanescente e non mi è piaciuta. Invece adesso mi sta proprio coccolando sia il pennello sia il sapone, la sua profumazione, la sensazione di copertura che mi dà e di protezione. Oh madonna, mi piace proprio. Devo idratare sempre di più. Ecco, allora, da quello che sto capendo, sì, ok, l'idratazione va bene, però non è un sapone che richiede enormi quantità di acqua, eh? Altrimenti poi rischia, già qua mi sembra che lo sto un po' perdendo, la saponata corposa. Altrimenti rischia appunto di essere troppo evanescente poi. Di certo non è come Stirling o anche Rene Devans, se non mi ricordo male, che vogliono veramente tanta acqua. Bella, la saponata mi sta piacendo. Quindi, a maggior ragione, come dicevo, la fretta non è amica della rasatura tradizionale. Qua me la sto proprio godendo soltanto così. Mi sa che avevo proprio bisogno di smuovere il pelo perché mi sento che mi dà proprio un bel piacere. Omega Roma, manco a parlarne, è spettacolare come pennello. Cioè, sintetico, volete il nome di un sintetico? Omega Roma. Ancora prima di Omega Evo, secondo me, perché sai, Omega Evo magari il prezzo può spaventare. Questo forse l'ho anche già detto in altri video. Bella, bella, bella saponata comunque. Mi piace veramente tanto, me la sento proprio corposa, cremosa, protettiva. Bella, bella, sì. Cavolo, soddisfatto della mia saponata. Tanto la testa. Ai ai ai, che danni che combino. Andiamo a vedere il rasoio. Sempre Razorock Eco. Colorazione green, Eco Hulk in teoria si chiama, con questo bel manico. Io questo rasoio qua l'ho preso, non so se mette a fuoco o no, l'ho preso per fare, ho fatto un set diciamo così. Questa è l'esposizione del Gap, una bellissima esposizione, bella tosta. Però dai, come Gap non è così malvagio. Adesso non so se sta mettendo fuoco o no. Probabilmente no. Ecco. Come Gap è veramente lieve. Quindi diventa praticamente quasi un rastrello. Manico in alluminio. Cioè, oddio, manico in alluminio. Tutto il rasoio in alluminio. E questo trancia, questo tira via, quindi occhio, andiamoci con calma, perché ti tira via l'impossibile questo qua, e canta da Dio. Ha anche dei canali di scolo, niente male, infatti si riesce a sciacquare veramente bene. Io già mi sono mezzo timbrato. Ma è un problema mio questo, proprio della mia pelle adesso in questo periodo, perché ultimamente me la sento veramente tanto sec. Poi oggi c'era un vento allucinante.
E soprattutto non so se potete vedere, c'ho una marea di brufolini, brufoletti, perché sono goloso. Quindi mi mangio una marea di schifezze e poi le pago. E ovviamente tutti i brufoletti, brufolini, la natura saltano via. Dicevo che questo rasoio io l'ho comprato perché questo Green Hulk, chiamato così, mi ha ispirato l'invenzione di questo set formato da proraso verde, astraverdi, il appunto questo rasoio qua, il rasoio Kulk, Eco Hulk, e il pennello Hulk della Rasolok. Mi sono fatto questo set Hulk, così, dato che sono amante comunque del personaggio. Allora, qua troppo sapone. Cerchiamo di capirci qualcosa, se no faccio danni. Ecco, magari le rifiniture le faccio dopo. Ok, la prima passata è andata. Mi sciacquo un attimino e vado con la seconda passata. Anche in questo caso, non so se l'ho detto, anche in questo caso sto usando le astraverdi. Allora, l'errore che commetto io sempre è di dare sempre troppa confidenza agli strumenti. Morbidissimo, questo pennello è veramente una goduria. È una goduria. Ok, perché è veramente un rastrellino sto toro.
Poi quando inizierò a diventare capace di radermi, magari non mi tagliuzzerò più. Ok, qua tutto bene, qua tutto bene. Mamma mia, come vorrei avere la pelle bella resistente. Vorrei anche avere una tecnica migliore, di rasatura. Però dai. Va bello a fondo il rasoio, eh. In questo non bisogna commettere l'errore di spingere troppo, cosa che io faccio sempre. Perché comunque lo senti in alluminio, lo senti bello leggero. Però ti martella, eh. Ok, dai. Meno male ci siamo. Qualche danno l'ho fatto. Classico. Però perlomeno non vi faccio video troppo lunghi e noiosi. Non vi fate due risate a vedere che mi rovina un po' la faccia. Ok, dai. Mi sciacquo con l'acqua fredda. E via di alluminio di rocca. Ah, sì. Sembra avuto il difetto di calcare. Sempre calcato, anche a scuola. Mentre scrivevo, qua devo un attimino sistemare forse. Ok, benissimo. Adesso ci diamo l'aftershave alcolico, prima ci asciughiamo un attimino.
Sì, uso l'accappatoio perché altrimenti qualcuno poi in casa si lamenta che ha gli asciugamani che odorano dei miei aftershave e dà fastidio. Ok, dai, ci diamo l'aftershave. A quanto pare spara un po' dappertutto sto vaporizzatore. Chiaramente era l'aftershave alcolico. Fragranza spara molto di più, però io mi ricordo che questo aftershave ti lascia proprio la pelle veramente morbida. Non so se è una mia sensazione. Fresco, molto fresco. Il gelsomino si sente di brutto. E a me piace un sacco. A me piace un sacco e che vi posso dire? Compratelo perché è veramente buono. Maschio, poi questo si sente di brutto, persiste abbastanza durante la giornata. Se la tiene i baffi e via, e siamo pronti. Ok, perfetto. Ragazzi, vi ringrazio per aver seguito questo orrendo spettacolo. E niente, ci vediamo al prossimo video. Rimanete connessi, vi giuro che mi impegnerò molto di più. Ci siamo? Sì, dai. Qualche errore l'ho fatto, come al solito. Ma è anche questo il bello della rasatura tradizionale, mettersi alla prova, mettersi in gioco, fare qualcosa in cui magari non si sa di non essere eccelsi, cercare di impegnarsi per fare il massimo. Ragazzi, vi saluto e alla prossima, al prossimo video. Ciao, ciao, ciao.